Buonasera a tutti. Diamo inizio a questo momento, che è uno dei momenti più importanti del nostro festival. Abbiamo qui con noi il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio, che ci parlerà del suo... Prego, ministro, prego. Ci parlerà del suo libro Cambiando l'Italia, insieme a Stefano Marchegiani, vice sindaco della città, e Antonello Delle Noci, amministratore del comune di Pesaro, insieme al giornalista del Corriere della Sera, Lorenzo Salvia. Prego. Okay. Allora, innanzitutto grazie particolare al ministro Del Rio, perché sappiamo che non è stato facile incastrare spostamenti e appuntamenti. Da ministro delle infrastrutture è stato costretto, diciamo, a un rapido saggio delle principali infrastrutture del paese, no? Autostradali e ferroviarie. Allora, innanzitutto, perché abbiamo scelto questa platea per parlare di Cambiando l'Italia, il libro di Graziano Del Rio? Perché, come voi saprete, Graziano Del Rio, prima di diventare ministro delle infrastrutture, è stato un sindaco, a lungo sindaco di Reggio Emilia e poi anche presidente dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni. Quindi, come dire, ha visto tutte e due le parti della barricata. Subito una domanda: ci sono più rogni a fare il sindaco o più rogni a fare il ministro? Più rogna a fare il ministro delle infrastrutture. Sì, perché? Perché il sistema funziona davvero non bene, troppo difficile fare le infrastrutture in Italia, farle nei tempi giusti. Per troppo tempo il denaro pubblico è stato considerato come il denaro di nessuno, e quindi varianti, e quindi... Insomma, c'è tanto da lavorare, in questa fase c'è tanto da lavorare. Poi abbiamo avuto troppe emergenze in questi primi mesi, quindi viadotti che sono crollati, incendi, complicato. Cioè, più complicato di come se l'aspettava? Sì, più complicato per via del fatto che piano piano i problemi vengono al pettine, quindi se non fai bene alcune cose, poi vengono al pettine i problemi. A proposito del denaro pubblico, mi ricordo quella vecchia battuta di Margaret Thatcher che diceva: non esistono i soldi pubblici, esistono i soldi dei cittadini. Ecco, che è una differenza. Non è una delle poche cose su cui sono d'accordo con la Thatcher. Allora, la prima cosa che mi ha colpito del libro è stata proprio l'epigrafe, ve la leggo, molto breve, di Peter Sloterdijk, che è un filosofo tedesco, se non sbaglio. Allora, dice così: era diventato portatore di un'intelligenza che era divenuto puro muscolo, pura iniziativa. Ma che cos'è, una specie di manifesto del renzismo questo? È un inno, diciamo così, al tema del cambiamento, il cambiamento come una cosa necessaria, è una cosa naturale il cambiamento, invece molto spesso in Italia è stato visto come un pericolo. E quindi l'azione, il fatto di agire, di diventare, di assumere come dire, la forza dell'iniziativa, di provare a mettere le mani nel meccanismo, è secondo me una qualità indispensabile di un amministratore e di un politico. Cioè, il politico deve essere capace di analizzare, di leggere la realtà, di studiarla, di discuterla. Deve essere capace di interloquire con gli altri politici, ma deve essere anche capace di interagire con la vita quotidiana dei cittadini. Cioè, la politica è occuparsi della vita dei cittadini, e quindi, siccome la vita dei cittadini richiede scelte e decisioni, se tu non assumi iniziative, non prendi decisioni, ti allontani dai cittadini. Oh, ma solo tra puro muscolo e pura iniziativa non rischiamo di perderci anche qualcosa, anche quella capacità di ascolto che pure nel libro viene citata più volte? No, assolutamente, però c'è un tempo per tutto, c'è un tempo per ascoltare, un tempo per pensare, un tempo per inquadrare i problemi e poi c'è un tempo per decidere. Se ci fermiamo solo alle prime due cose, cioè ad ascoltare e a pensare... cosa provochiamo? Provochiamo una democrazia che non decide, e quando la democrazia non decide, la sfiducia aumenta. Questo è il punto. Cioè, se noi non prendiamo decisioni, non facciamo vedere che le nostre discussioni esitano in qualcosa, in un'azione indirizzata, poi se la potremo anche aggiustare, ma dovremo assumerci la responsabilità della decisione.
faccio un esempio che gli amministratori qui conoscono, se decidono di pensare una strada perché hanno analizzato i problemi del traffico e poi dopo ne discutono coi cittadini, fanno discussioni coi comitati eccetera eccetera per anni e anni e anni e il traffico continua a crescere e loro non rispondono con una nuova strada a questo problema, la gente dice ma di che cosa abbiamo parlato? Questo è il senso, cioè adesso sto facendo un'operazione banale, ma questo che vale per la comunità locale vale anche per Roma. Noi abbiamo discusso per 25 anni della riforma, la riforma delle province e città metropolitane è stata cominciata la discussione nel 1982, credo, 83. Le città metropolitane negli altri paesi europei si sono concretizzate agli inizi degli anni 90. Noi l'abbiamo conclusa e non, stiamo attuando adesso, l'abbiamo conclusa l'anno scorso. Faccio un esempio banale, la riforma, quante volte avete sentito parlare della riforma del bicameralismo, cioè della Costituzione? Se ne cominciò a parlare di questo addirittura appena dopo la Costituente. E quindi l'Italia ha anche bisogno di vedere concretamente realizzate le cose che si discutono. Poi se non sono perfette, va bene, ci proveremo a metterle meglio dopo, ma intanto però decidiamoci, perché altrimenti il cittadino ha come l'impressione che noi discutiamo tra di noi, no? È come una liturgia tra persone uguali, cioè i politici frequentano gli stessi luoghi, stanno con le stesse macchine, si parlano tra di loro, sembra quasi una liturgia tra persone che sono un po' per conto loro, come dei sacerdoti di una religione strana, insomma, e che non ha mai un collegamento con la vita reale. Allora, va benissimo discutere, va benissimo avere il pensiero, va benissimo avere l'ascolto, perché senza questo ovviamente non c'è nemmeno la parte della decisione, ma poi manca un pezzo, è mancato un pezzo alla politica italiana. Nel frattempo gli altri hanno fatto le corse, noi siamo rimasti indietro. A proposito di ascoltare e poi decidere, sulla riforma della scuola, venendo all'attualità di questi giorni, come finisce? Ci sarà la fiducia, ci sarà un rinvio, ci sarà una modifica? No, però c'è un tema, noi siamo stati molto chiari su questo punto. Siccome ci sono alcune cose che non si possono fare per decreto e la riforma della scuola non puoi farla per decreto, quando abbiamo portato la nostra idea di riforma della scuola in Consiglio dei Ministri abbiamo detto nella conferenza stampa non faremo un decreto perché fare un decreto sulla scuola sarebbe sbagliato, e però ci raccomandiamo che il Parlamento discuta in maniera da rendere operativa la riforma per il nuovo anno scolastico. L'abbiamo detto allora, lo confermiamo adesso, speriamo che il Parlamento riesca a superare questi 3.000 emendamenti. Io in queste ore ho lodato il Senato perché ha approvato la riforma del codice degli appalti, cioè delle gare, dei lavori pubblici e così via, che lì c'era bisogno di una grande riforma, l'ha approvata a stragrande maggioranza e con l'astensione, senza nessun voto contrario, sono astenuti i grillini e SEL, ma nessuno ha votato contro. È il segno di una grande maturità del Parlamento, cioè ci sono alcune cose che servono a tutti, non hanno un colore politico. Tutti sappiamo che il sistema delle opere pubbliche in Italia va rinnovato, che non si può metterci 12 anni per fare un'opera da 50 milioni. E quindi il Parlamento ha assunto una responsabilità. Se farà lo stesso sulla riforma della scuola, riforma che io continuo a pensare abbia dei pilastri molto importanti, in primo luogo perché noi mettiamo per la prima volta tantissimo denaro nella riforma della scuola, cioè noi invertiamo una tendenza ai tagli. Fino ad oggi noi abbiamo trovato una scuola impoverita di risorse e si può fare tutta la filosofia che si vuole, ma se non ci si mettono le risorse, nelle cose non. Quindi noi siamo disponibili a mettere 3 miliardi all'anno nella scuola, oltre 3 miliardi per la formazione insegnante, per i premi, diciamo così, di produzione, tra virgolette, se si riesce a fare le cose fatte bene, ma soprattutto per superare la precarietà nella scuola, perché se i nostri bambini, i nostri ragazzi sono il bene più prezioso che abbiamo, è evidente che gli insegnanti sono le persone su cui dobbiamo contare di più, a cui dobbiamo dare più reputazione sociale. Noi dovremmo dire tutti i giorni grazie agli insegnanti, agli educatori nelle scuole. Noi siamo molto debitori a loro, ma non puoi pensare che questa azione così importante, così decisiva, venga svolta da uno che ha 6 mesi in un posto, 6 mesi in un altro. E quindi il superamento dei precari, mettere soldi per la formazione, riuscire a collegare la scuola con i piani dell'offerta formativa, con il mondo del lavoro, che è un altro degli elementi clamorosi, fare una vera legge sulla 06, sulla riforma dei nidi,
Tutte novità straordinarie. Applicare l'autonomia scolastica come la pensava anche Berlinguer nella sua riforma della scuola. A me sembrano tutte cose molto positive, però invece il Paese ha detto, cioè gli insegnanti hanno detto no, fermi, non ci va bene, non ci capiamo. Ci sembra, mi sembra che... E quindi noi con molta umiltà dobbiamo essere attenti e riaprire le orecchie, ritornare a ascoltare. Ci sono stati troppi equivoci. Si è pensato che si voglia fare un favore alla scuola privata, si è pensato che si volesse fare un favore al preside manager o tutte queste stupidaggini qua, che non è così però, non è così, noi non vogliamo. Se poi ci mettete che abbiamo anche messo più di 2 miliardi per l'edilizia scolastica, perché noi vogliamo che i bambini più poveri abbiano la dignità di un ambiente bellissimo, dell'ambiente della scuola bellissimo, perché è giusto che specialmente coloro che hanno meno possano avere di più nei luoghi pubblici. Noi dobbiamo fare ospedali bellissimi, scuole bellissime, piazze bellissime, perché è nei luoghi pubblici che si invera, che si rende concreta il principio dell'uguaglianza costituzionale, capite? Allora, quando noi parliamo di fare l'edilizia scolastica, parliamo non di muri, parliamo delle persone, parliamo del loro diritto a educarsi, ad affrancarsi della loro condizione. Se nonostante tutto questo c'è stato sto bel casino, ci sarà la fiducia? Abbiamo, probabilmente non ci siamo, perché noi abbiamo sempre due alternative noi politici: o dire che la gente non ci capisce, o dire che ci stiamo sbagliando. Io preferisco sempre, quando la gente non capisce quello che io sto dicendo, penso che sto sbagliando io, francamente, perché la gente ha una percezione, un'intelligenza abbastanza matura. Cioè, quando uno fa la campagna elettorale per diventare sindaco e perde, non deve pensare che sia colpa degli altri, deve pensare che forse non si è spiegato bene. Ecco, allora, io anche sulla scuola la penso così, penso che dobbiamo continuare a parlarne, a discutere, cercando di non perdere però l'occasione dell'approvazione della riforma. Quindi forse il governo aveva sottovalutato un po' le possibili reazioni dal mondo della scuola che sono arrivate, che poi, come è noto, è un mondo anche molto organizzato e poi con numeri molto forti. No, ma a differenza di quello che viene rappresentato spesso da voi giornalisti, noi abbiamo però avviato un percorso di consultazione molto tempo prima sulla riforma della scuola. Abbiamo aperto, questo governo su tutte le grandi riforme ha aperto sempre percorsi di consultazione, diciamo, a tutti, non attraverso i partiti ma a tutti. Come a dire, sì, è vero, noi vogliamo decidere, ma vogliamo decidere al meglio, dateci una mano. Questo percorso ha portato a 400, 500, non so quanti incontri pubblici, a migliaia di incontri dentro ai distretti scolastici, alle circoscrizioni. C'è stato un grande lavoro. Nonostante questo, siamo arrivati alla predisposizione del testo che non incontra, oggettivamente non incontra ancora, non convince, ecco, mettiamola così, non convince. Almeno su questo punto dell'autonomia scolastica, ecco, mi sembra che ormai sia ridotto a quello il punto. Per cui invito il Parlamento a se possibile, a concentrarsi su uno o due punti e provare a capire dov'è che possiamo invece dare più coerenza. Ecco, quindi abbiamo fatto una campagna di ascolto, evidentemente non è stata sufficiente, ma avanti. Oh, un altro tema interessante che viene affrontato nel libro è quello del titolo quinto, la riforma del titolo quinto, no? Che venne fatta nel 2001, se non mi ricordo male, ma alla vigilia delle elezioni, e come dire, per rimanere sull'attualità, anche per contrastare quella che all'epoca era l'avanzata della Lega. Dopodiché scrive Del Rio che quella riforma ha portato a una degenerazione del potere decentrato, al di là forse delle intenzioni. Ci spiega bene che cos'è questa degenerazione e che cosa si può fare per curarla, da medico peraltro? Sì, per curarla c'è una medicina semplicissima, e cioè che ognuno faccia il suo mestiere. Il federalismo funziona quando è chiaro chi fa che cosa, e quindi quando il cittadino può andare dal sindaco a dire la scuola comunale non funziona, può andare dal presidente della regione dicendo la sanità non funziona. Può andare dalla provincia, dall'ente di Aravasta, a dire la scuola superiore non funziona. Se noi siamo chiari in questa cosa, diamo più opportunità ai cittadini di esercitare il controllo, perché la democrazia vive del controllo sociale dei cittadini, e laddove ci sono buone amministrazioni, ricordatevelo sempre, dove c'è una buona amministrazione perché ci sono cittadini consapevoli.
perché se ci sono cittadini che chiedono, che pretendono, è molto più facile che l'amministratore faccia. Quindi il federalismo ordinato è un federalismo in cui ognuno fa il suo dovere e non ci sono sovrapposizioni di compiti. Per questo la riforma che abbiamo fatto sulle province e città metropolitane mira a separare, cioè a dire le regioni avevano delle funzioni, se le danno le province gli diano il personale e i soldi, altrimenti se le tengono visto che le hanno volute. E idem e così via. Quindi la diagnosi per me è precisa e la terapia è precisa. Il federalismo all'italiano è un federalismo, qui c'è un fatto culturale però, che quando io ho scritto nei miei weekend a casa questo libro, durante l'inverno, ho ristudiato un po' di robe che avevo letto sulla Costituzione americana, sui costituenti, eccetera. C'è un problema, che il federalismo all'italiana nasce con un vizio. Il vizio del federalismo all'italiana è questo, che la Lega pensava al federalismo come l'indebolimento dello Stato. Cioè la Lega voleva con la devolution togliere potere allo Stato per darlo alle regioni, mentre tutti i federalismi che funzionano, funzionano alla rovescio. Cioè il federalismo americano, il federalismo tedesco funzionano e sono efficaci, sono forti, la Baviera è forte, fa bene il suo mestiere, gli stati americani sono stati, il Texas fa bene il suo mestiere, sapete perché? Perché il federalismo vero è quello che aumenta i poteri centrali della democrazia centrale, cioè il federalismo convive sempre e è efficace quando c'è uno Stato forte, non quando lo Stato è indebolito. E oggi noi soffriamo moltissimo di questa cosa. Quel difetto culturale ha portato a una serie di errori legislativi, lì sì il problema del pensiero è mancato. Si è voluto decidere la svelta e si è seguito, anche nel centro-sinistra ha seguito una strada sbagliata, perché invece noi dobbiamo avere uno Stato forte, tanto più abbiamo 8.000 comuni, la bellezza della varietà, l'autonomia, tanto più c'è autonomia, tanto più ci deve essere responsabilità e tanto più ci deve essere uno Stato che garantisce diritti uniformi. Invece noi abbiamo seguito quella strada e questo è il motivo per cui siamo in questo pasticcio da cui dobbiamo uscire, riportando competenze chiare in capo allo Stato e della riforma costituzionale che fa questo e ridandoci l'orgoglio di essere una grande nazione quale siamo, perché noi dobbiamo anche, se ci badate, negli Stati Uniti, che è una nazione federale per eccellenza, l'orgoglio della nazione è fortissimo. Gli statunitensi hanno l'orgoglio della nazione, in Italia invece in Italia c'è l'orgoglio del campanile più che della nazione. C'è l'orgoglio del campanile ed è giusto che ci sia, cioè io quando posso torno sempre a casa mia a mangiare un po' di parmigiano buono perché a Roma non si trova eccetera e stare con i miei figli, è giusto che ci sia l'orgoglio del campanile, è giusto che io torni nel mio quartiere che stia bene passeggiando con la mia gente. Ma è giusto anche che io sia orgoglioso di essere italiano, di avere uno Stato che funziona, di avere dei diritti per la scuola, la sanità, eccetera, uniformi sul territorio nazionale. Allora, sulla degenerazione del potere decentrato vorrei coinvolgere anche i due amministratori locali che abbiamo qui sul palco, per capire se dal loro punto di vista c'è effettivamente questo problema. Comincerei da Antonello De Renunci, passo io il microfono. Grazie e buonasera. Sì, io mi sento di condividere le parole del Ministro e lo stesso ha parlato molto spesso nell'intervento sul federalismo degli Stati Uniti. Io ho vissuto per un anno là, proprio all'epoca dell'adolescenza, e si studiava a scuola la forma dello Stato e confermo che da questo punto di vista un federalismo più forte possa rafforzare, se costruito bene e anche culturalmente, quello che è la forza verso lo Stato. Perché? Perché si accorciano i livelli e i cittadini hanno comunque sentono lo Stato sempre più vicino attraverso i vari livelli. Allora sposo molto bene quello che è la riforma del Senato, delle autonomie e qui riportando anche il saluto del sindaco Matteo Ricci, che in questo caso come vicepresidente dell'ANCI a Catania ha riportato proprio qualche giorno fa la sottolineatura e la speranza anche che ci siano più sindaci che possano rappresentare i nostri territori all'interno del Senato delle autonomie. Bene le città metropolitane, le 10 città, perché devono cercare di aggregare da questo punto di vista e come punti economici importanti. Diventa fondamentale però anche spingere ancora di più sull'unione e le fusioni dei comuni. 8.000 comuni reggono ancora?
Dobbiamo e stiamo lavorando, il governo lo sta facendo e noi stessi ogni giorno siamo chiamati a rispondere su una spending review nell'ottica dei cittadini. E lavorare lo stiamo facendo, in questo caso a Pesaro l'abbiamo appena costituita, un'unione dei comuni da 94.000 abitanti a 115.000 e la stiamo ancora lavorando per rafforzare. Però bisogna riuscire poi a dare delle risposte efficaci attraverso questi accorpamenti. E è normale che, dico, un comune che abbia la sua virtuosità grazie ai cittadini, qui lo diceva il Ministro, che ha 39 milioni di avanzo da parte, ha ridotto il debito del 50%, non possa spenderlo a causa del patto di stabilità? È questo corretto o questo è quello a cui dobbiamo tendere come federalismo? Io non sono in questo caso un medico, quindi non è una cura, ma più da una lettura di economista penso al federalismo come qualche cosa che descriva una ricchezza prodotta in un territorio grazie ai cittadini e in questo territorio debba tornare in un principio ovviamente locale e anche di interesse pubblico una parte allo Stato e a tutti. Bene, se questo è quel federalismo dobbiamo arrivare anche ad essere liberi di poter spendere quei soldi dei cittadini in quelle infrastrutture, in quelle strade, in quelle scuole che si aspettano tutti i nostri cittadini. Grazie. Grazie a Antonello Delle Noci. Poi assessore alle gestioni, a me mi ha incuriosito, oggi vedevo la giunta comunale di Pesaro, sono tutti assessori che hanno nomi molto creativi, assessore alla vivacità, assessore all'operatività, no, bellezza, poi domani sarà l'assessore alla rivoluzione, Sgarbi, loro sono andati oltre a Urbino. Grazie Antonello Delle Noci. Allora, vice sindaco Marchegiani, sulla degenerazione del potere decentrato, è così? Ma io credo, condivido ovviamente il pensiero di Del Rio che ha descritto bene nel libro, ma credo che questo sia un filo comune che attraversa diversi capitoli del libro stesso. Per esempio, una regione più vicina ai cittadini, questo è un tema. Noi sentiamo l'istituzione regionale in mancanza del cuscinetto intermedio della provincia a cui ci stiamo abituando, molte delle che sono tornate alle regioni, come una cosa da sperimentare adesso. Mi pare che Ceriscioli e i consiglieri regionali neoeletti abbiano assunto questo impegno in modo esplicito, cioè far percepire la regione come un organismo molto più vicino ai territori, che non scavalchi, che ragioni, e anche la militanza attiva, la disponibilità dei rappresentanti del popolo che lì siedono dovrà in qualche modo anche simbolicamente manifestarsi in questo modo, in questa frequentazione. Poi ovviamente l'appartenenza a una comunità che si riconosce nelle tradizioni locali è molto percepita nella realtà di provincia, non sempre, questo mi pare che sia un tema nazionale, a questo corrisponde un amore per la patria, diremmo noi, oppure per la Repubblica. D'altronde Del Rio, mi pare, in un passaggio significativo, citando i bambini di Secondigliano, si chiede per quale motivo un bambino di Secondigliano a cui le maestre si sforzano di fare un po' di ginnastica in un androne piuttosto che in una palestra, con scuole che fanno acqua, con una città o quartieri terribili per tutti, ma soprattutto per i bambini, che vanno considerati sempre più come cittadini, e noi siamo la città delle bambine e dei bambini, e quindi è Pesaro lo stesso. Abbiamo anni fa stabilito questa attenzione, trattare cioè i piccoli come cittadini e non come una categoria protetta, perché se stanno bene i bambini stanno bene tutti. Ecco, allora come si fa a stabilire questo rapporto virtuoso tra cittadinanza attiva, responsabile e Stato? Chiaramente facendo le cose che Del Rio suggeriva prima, piazze bellissime, scuole belle, come fece, mi ricordo, uno dei primi anni Lula in Brasile, che fece grandi scuole a tempo pieno che supplivano le enormi carenze di un grande paese in sviluppo, con piscine, centri civici, dove un'intera comunità si ritrovasse, generazioni si confrontassero per costituire il motore del futuro. Sostanzialmente un pochino questo, quindi sicuramente io sono d'accordo, ma qui da noi poi la degenerazione può essere il fatto, l'abbiamo commentato in una recentissima campagna elettorale, anche un po' dolorosa per noi, per cui un nostro governatore o presidente si è schierato con l'altra parte, dopo 25 anni di militanza negli ideali del centrosinistra. Noi abbiamo giudicato questo fatto gravissimo e i cittadini non si sono confusi. I cittadini hanno punito severamente questo atteggiamento trasformista e immotivato. Peraltro noi avevamo sollecitato Spacca di venire qualche volta nella nostra zona, no? È venuto poche volte.
Quindi abbiamo visto, io guardavo l'altro giorno, per dire la vicinanza delle cose, le tradizioni, l'inserto del messaggero sui luoghi turistici delle Marche, beh, mi pare che la provincia di Pesaro Urbino in modo miope non sia rappresentata. Essere trattati tutti nello stesso modo, Ceriscioli lo diceva l'altra sera, governerà da presidente, governatore, da Luca Ceriscioli per tutti i marchigiani in modo equo. Questa distanza deve diminuire. Grazie, noi restiamo qui eroicamente, ma voi potete spostare sotto i portici dove la pioggia non arriva. Allora, io stavo leggendo questa frase che tornava, diciamo, all'inizio dell'esperienza del governo Renzi. Allora, scrive Del Rio, ma la vera spinta ad agire, sia detto senza alcuna presunzione, è venuta semplicemente dai tanti che fuori dai palazzi avevano scelto di non interessarsi più alla politica, o meglio di non interessarsi più ai linguaggi, alle liturgie senza fine e senza fini della politica. Allora, dopo l'ultimo voto delle amministrative con un astensionismo ancora in crescita, no? Praticamente al 50%, siamo tornati o rischiamo di tornare punto e da capo? No, io credo che noi abbiamo fatto un anno in cui è successo qualcosa in questo paese, bisogna onestamente dirlo. Io ero ministro nel governo Letta, come sapete, anche per gli affari regionali, e la situazione era di una rabbia che montava. Quindi c'era una situazione di grande difficoltà, perché si vedeva che la coalizione non riusciva a imprimere un cambiamento vero alle riforme, non riusciva a fare in maniera rapida le cose che annunciava. Come sapete, il governo Letta aveva la limitazione, era un governo di ampia coalizione, quindi ovviamente bisognava tenere presente tutti, e quindi credo che in quest'anno è successo qualcosa. Se voi andate a vedere sul sito dell'Unione Europea, l'Unione Europea ha questo vizio, fa le country specific recommendation, cioè per ogni paese raccomanda quello che bisogna fare. L'Italia da I famosi compiti a casa. E l'Italia da 10 anni aveva una lista di cose da fare: la informatizzazione fiscale con la riforma del fisco, la riforma costituzionale, la riforma istituzionale degli enti locali, la riforma della giustizia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, in questo anno sono successe delle cose, cioè, attenzione, non è che l'Europa ci diceva di fare queste cose perché siamo cattivi o perché sono cattivi loro, ci diceva queste cose perché avevamo 5 milioni e 500 mila cause pendenti nei tribunali civili, perché avevamo e abbiamo dei percorsi di approvazione delle opere pubbliche con infiltrazioni di corruzione, quindi ci diceva riformate, fate lotta alla corruzione, perché abbiamo il sistema fiscale più complicato del mondo, cioè pieno di superfettazioni. Quindi ci dicevano delle cose vere, delle cose che, come dire, ed erano cose che noi dovevamo fare, ma per tanto tempo abbiamo fatto. Noi adesso le abbiamo fatte, voi direte, ma ancora non le vediamo tutte. Ok, le cominciate a vedere. Quando a giugno avrete la dichiarazione fiscale precompilata elettronica, quando adesso appunto per le province non avete votato, avete nei tribunali il processo telematico è in fase di amplissima esecuzione, quindi abbiamo già ridotto le cause di quasi 600-700 mila numeri, quindi voglio dire, far funzionare bene un tribunale, far funzionare bene il fisco, far funzionare bene la pubblica amministrazione con la riforma che adesso approveremo. Quindi quando io sono andato il primo momento in Europa con Matteo Renzi, il primo giorno che siamo andati a Bruxelles, ricordo bene come eravamo visti. Eravamo visti come dei matti, un po' così, insomma, no? Cioè, dei matti, adesso sto facendo una deduzione, nessuno ce lo diceva, però c'era quello sguardo come per dire, ragazzi, vabbè, adesso mettetevi lì, poi farete i soliti italiani, che chiacchierate e non fate. Invece noi adesso, quando il Presidente del Consiglio va in Europa, è molto rispettato. All'ultimo G7 ha avuto riconoscimenti importanti da parte dei leader mondiali, dicendo, va, però in un anno avete fatto tante cose. Quindi non è vero che siamo nella condizione dell'anno scorso, abbiamo posto le premesse per, e non è vero che quest'anno è uguale all'anno scorso.
perché, cioè al 2013, perché nel 2014, alla fine del 2014, inizio 2015, noi abbiamo smesso di produrre disoccupazione. Cioè il numero degli occupati in Italia, che è sceso per tantissimi anni, il numero degli occupati è ricominciato a salire. E sono cominciati a salire in maniera forte i contratti a tempo indeterminato e le aziende assumono e il nostro export aumenta e quindi l'Italia è in una fase in cui ha invertito una rotta. È sufficiente questo a dire che è scomparsa la, come dire, le preoccupazioni per i giovani, sono scomparse, è diventato tutto bello? No, non è così, c'è tantissimo da fare, però quello che è stato fatto serve, è servito ed è servito. Qui c'è un punto chiave, è servito moltissimo per noi e ha dato una forza enorme all'azione di governo l'affermazione che abbiamo avuto le europee, perché lì il governo ha trovato una sua legittimazione democratica, per questo non va sottovalutato il voto delle amministrative. La gente non deve pensare che non andare a votare sia la stessa cosa che andarci, perché se pensa così vuol dire che dobbiamo ancora fare molto per recuperare la credibilità della politica. È un compito nostro, però noi in quest'anno abbiamo cercato di restituire fiducia al fatto che le cose si fanno. Io viaggio spesso in treno, insomma, insieme alla gente non comune, e la cosa che mi sento dire più spesso è: non fermatevi, cioè non sedetevi, continuiamo ad andare avanti, continuiamo a spingere. E il nostro paese, avete visto, no, il Titanic, quel film, e sapete la storia del Titanic, no? Che va, questa grande nave che va contro l'iceberg, no? Il nostro paese è così, cioè è diretto contro l'iceberg. Per poter fargli, per potergli fargli evitare l'iceberg bisogna girare il timone molto alla svelta. Quindi non vi preoccupate, non vi inquietate, non pensate che ci siano tendenze leaderistiche o tendenze, come dire, di uomo solo al comando. Quando il Presidente gira molto la svelta al timone, gira molto la svelta al timone perché la nave è grossa e se non giri la svelta non vira in tempo. E adesso io vedo che la nave sta cominciando a girare e sono i numeri che lo dicono, non lo dico io, non è un'impressione. Quindi l'iceberg lo scriviamo? Sono convinto che noi siamo fuori per molto dalla rotta dell'iceberg in questo momento. La rotta è giusta, la rotta è giusta. Io lo vedo e guardate, siccome adesso per questo mestiere che faccio nuovo giro come un pazzo, vedo gli aeroporti di nuovo pieni, vedo le prenotazioni complete nei porti, nei luoghi turistici, per venire qua in autostrada da Bologna, mamma mia, che disastro. C'era pieno di gente, quindi vedo che sta recuperando questa fiducia del dire se ho consumo, vado fuori con la mia famiglia, magari quello che prima tenevo da parte per paura del futuro, magari adesso un pochino più sereno sono. C'è tantissimo da fare, siamo ancora il paese che produce troppi poveri, che ha troppe famiglie in povertà, che ha un sistema di assistenza e di inserimento lavorativo non adeguato, quindi c'è tantissimo da fare, non sto dicendo, però sto dicendo che siamo fuori dalla traiettoria, cominciamo a essere fuori dalla traiettoria. Ecco, proprio a proposito di povertà, tra le poche cose che vengono citate nel libro come dire, una specie di rimpianto, c'è proprio quella in cui lei dice che forse il governo poteva fare di più sulla povertà. In realtà qualche settimana fa si parlava di una possibile misura di questo tipo, poi complice forse anche la sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni, quel tema è tornato nel cassetto. C'è possibilità nei prossimi mesi di fare qualcosa e se sì, che cosa? Allora, la misura più efficace contro la povertà, lo diceva Gandhi, non sono le mense dei poveri, ma è il lavoro. Quindi noi dobbiamo avere l'ossessione del lavoro. Io credo che questa è la nostra, deve essere il nostro tormento. Dobbiamo creare più occasioni di lavoro possibile, di tutti i tipi, di qualsiasi tipo. È chiaro, cercando di favorire per i nostri giovani i percorsi del lavoro intellettuale, quello che produce ricchezza poi a sua volta, però dobbiamo dare occasioni di lavoro a tutti, perché il lavoro non è uno stipendio, il lavoro è vita, il lavoro è progetto di vita, è sentirsi utile, è avere relazioni con le persone. Non devo spiegare a tutte le persone che sono anziane come me in questa piazzetta che appunto senza lavoro una persona
perde voglia di vivere, no? Il lavoro è tutto, quindi noi la vera lotta alla povertà si fa col lavoro, e io rimpiango discussioni feroci, spero che si facciano discussioni feroci su come tornare alla piena occupazione. Non dobbiamo accontentarci che tanta gente stia fuori, noi dobbiamo discutere e litigare per trovare le misure più giuste per la piena occupazione. Questo è l'obiettivo che io come politico mi sentirei di dire, da questo punto di vista io mi sento keynesiano totale. E quindi la lotta alla povertà si fa con lavoro, ma si fa anche con altre, principalmente, si fa anche con altre misure che sono presenti in tanti altri paesi e che noi non abbiamo potuto mettere in piedi se non in forma sperimentale. C'è una forma di sostegno alla povertà che si chiama SIA, sostegno a inclusione attiva, che abbiamo sperimentato specialmente nelle città, lo sanno chi amministra, e quindi carte per gli acquisti, aiuto alle persone che non trovano da lavorare e così via. Però per la povertà dovremmo fare molto di più, perché è chiaro che la politica ha senso solo se ti occupi di chi ha bisogno, la politica, perché quelli che hanno soldi non hanno bisogno della politica. Se ne fregano della politica, per questo è così sbagliato non andare a votare, perché quelli che hanno i mezzi economici e culturali possono fare a meno della politica, ma quelli che non hanno i mezzi hanno bisogno di una politica sana, bella, che si occupa di loro, e quindi sì, io rimpiango il fatto che gli equilibri di bilancio, compresa poi l'ultima sentenza della Corte, ci hanno sottratto spazio per una misura più efficace, più europea, perché quasi tutti i paesi europei le hanno, queste misure di sostegno alla povertà, che per me non è il salario minimo garantito a tutti. Questo non è educante, non è educativo dare a tutti quelli, perché se tu dai 800 euro a uno pur che stia a casa da lavorare, cioè, ma scusate, ma non viviamo sulla luna, cioè, dobbiamo cercare di aiutare, di portare la gente che non ha lavoro a lavorare attraverso misure di sostegno in periodi temporanei, non così dando uno stipendio minimo a chiunque ha compiuto 18 anni, perché questo è un modo sbagliato, non responsabilizza, insomma. A proposito di andare a votare o non andare a votare, io penso, come dire, che il problema forse interroghi motivazioni più profonde, al di là del colore politico di chi è al governo. Faccio un esempio: quando fu introdotta la riforma per l'elezione dei sindaci, quindi con l'elezione diretta dei sindaci, nei primi anni il sindaco che aveva fatto il primo mandato e che si ricandidava vinceva solitamente a mani basse, no? Erano pochissimi i casi in cui questo non avveniva. Adesso rischia di essere il contrario. C'è chi perde, c'è chi non si ricandida probabilmente come Pisapia a Milano, c'è anche chi forse non finisce il mandato come Marino, quindi, come dire, c'è una sorta di voglia di tirare giù dal piedistallo chi ci sta a prescindere dal suo colore politico? No, non credo. Credo che quando un sindaco finito il primo mandato perde è perché si vede che non è riuscito a convincere bene i cittadini, questo è il punto. Poi ci sono anche delle condizioni esterne, no? Se c'è per esempio nel paese una paura matta dell'immigrazione, è evidente che un sindaco che difende le politiche di accoglienza ha più difficoltà a essere rieletto rispetto a uno che ci sono gli argomenti che fanno paura, punto. Quindi hai la sfortuna di capitare in quel periodo lì e va male, ma però in generale no, non è così, non credo che sia così. Credo che è vero invece un fenomeno, osservo invece un fenomeno che osservavo già quando ero presidente dei sindaci italiani, e cioè che molti ragazzi giovani che prima si prestavano volentieri a fare i sindaci adesso non lo fanno più. Troppa fatica, troppo rischio di essere mandati in procura per qualsiasi cosa, troppo rischio della Corte dei Conti. E quindi c'è una certa difficoltà e poi c'è una fatica quando amministri, immagino che conti molto la fatica. A proposito invece delle cose fatte, ieri il Senato ha approvato la riforma, la legge delega degli appalti, che non è definitiva, deve andare alla Camera, poi ci saranno i decreti delegati, però che è una di quelle cose, come dire, che può sembrare apparentemente tecnica per addetti ai lavori, che invece poi ha ricadute concrete e concretissime sulla vita non solo delle imprese ma anche dei cittadini. Ad esempio c'è, come dire, la fine del massimo ribasso, delle revisioni in corso d'opera, ci spiega cosa potrà cambiare anche nella nostra vita di tutti i giorni? Beh, cambierà questa legge, se riusciremo a portarla in applicazione rapida, come io spero, cambierà molto. In primo luogo perché ci consentirà di avere un sistema semplice. L'Italia era convinta, noi sapete tutti abbiamo un grandissimo problema con la corruzione, cioè l'Italia è un problema che ha un gran
ha un grande problema con la corruzione in generale. C'è un grande problema sull'utilizzo delle risorse pubbliche, quindi sulla disciplina su come si usano le risorse pubbliche. E quindi questo codice degli appalti è un grande codice che aiuta moltissimo a combattere la corruzione. La corruzione si combatte soprattutto con la semplicità delle norme. Gli italiani erano convinti di combattere la corruzione, la mafia e così via, aumentando il numero di norme, di articoli di legge e quindi moltiplicando gli articoli di legge rispetto agli altri paesi europei. C'è una legislazione di base dell'Europa e noi ci aggiungevamo sempre qualcosa, no? E così abbiamo dato da mangiare agli avvocati in questi anni, cioè hanno mangiato moltissimo gli avvocati e hanno lavorato pochissimo le imprese. Quindi tornare alla normativa semplificata dell'Europa. Quindi basta sovrapposizioni. Questo con la semplicità si combatte la corruzione in maniera efficacissima. Primo punto. Secondo punto, si cerca di evitare appunto che vi sia troppa discrezionalità, no? Che ognuno faccia un po' di testa sua. E quindi con l'autorità, io stamattina ero con Raffaele Cantone a un dibattito a Napoli appunto, con l'ANAC con cui lavoriamo a stretto contatto, bandi tipo, no? Contratti tipo, quindi l'ANAC ci aiuta a fare in modo che le amministrazioni possano usare delle cose classiche, stabilite, non che ognuno faccia delle variazioni ad hoc per uno o per l'altro. Avere degli albi dei commissari di gara nazionali, avere degli albi dei collaudatori nazionali. Quindi c'è tutta una serie di cose per dare trasparenza al percorso che facciamo, avere un albo delle imprese che hanno reputazione, buona reputazione. Quindi questo codice elimina anche il massimo ribasso, nel senso che gli dice al massimo ribasso no, non va bene, un'opera deve avere un costo per essere fatta bene, se c'è un ribasso troppo alto dopo 2 anni la devi rifare, no? Quindi vi è chiaro questo. Oppure l'azienda lo fa, se la giudica al massimo ribasso, poi dopo fa una variante 2 mesi dopo e vi chiede magari il doppio di quello che ha ribassato. E quindi questo è quello come funziona in Italia, questo è il motivo per cui un'opera in Italia di 50 milioni, ripeto, ci vogliono più di 10 anni per farla. Allora, con questo sistema noi facevamo 40 miliardi di opere pubbliche, no? Adesso a parte il patto di stabilità, noi facevamo 40 miliardi di opere pubbliche nel 2003, ne abbiamo fatti 20 nel 2014. Abbiamo perso centinaia di migliaia di posti di lavoro nell'edilizia, abbiamo perso crescita del prodotto interno lordo, quindi abbiamo perso occupazione, abbiamo perso ricchezza, abbiamo perso valore aggiunto. E quindi è chiaro che la ripresa di questo settore è la ripresa che darà la spinta decisiva. Qualche buona notizia anche qui c'è, perché nel 2014 abbiamo aumentato i bandi pubblici di oltre il 30%, quindi questo lavoro amministrativo molto puntuale ci ha consentito di sbloccare molte opere, ma con queste nuove leggi, trasparenza, semplicità e qualità delle persone che lavorano negli appalti pubblici, noi faremo un grande passo avanti. A proposito di massimo di ribasso e come le regole siano diverse da noi rispetto al resto del mondo, mi raccontavano qualche giorno fa di una gara bandita da una grande azienda italiana, è arrivata una proposta da un'azienda straniera, israeliana, che addirittura aveva fatto un'offerta con un prezzo più alto rispetto a quello della base d'asta. Ovviamente non l'hanno vinta, però loro erano convinti che il prezzo giusto si potesse fare solo con quella. Esattamente. È così che deve funzionare. Guardate, io stamattina appunto abbiamo guardato come è stata realizzata l'autostrada del Sole. Quindi qui qualcheduno era nato quando è stata fatta l'autostrada del Sole, no? L'autostrada del Sole è stata fatta 800 km in 8 anni, abbiamo fatto le opere d'arte più belle d'Europa, l'ingegneria italiana era il primato d'Europa, abbiamo fatto ponti, viadotti, e perché quando viaggiate non riuscite a mettere giù la testa, è meglio guardiate avanti, ma nel caso che vi capiti di andarci da sotto, i nostri viadotti, le nostre opere d'arte sono bellissime, sono opere di ingegneria straordinaria, eravamo ammirati in tutto il mondo, a New York fu fatta una mostra a metà degli anni 60, poco dopo gli anni 60, in cui l'ingegneria italiana era esaltata per questa opera. 8 anni, 800 chilometri. Noi adesso in 8 anni non riusciamo neanche a mettere a gara un progetto. Pensate dove siamo arrivati. Quindi dobbiamo ripartire davvero, perché il Paese ha bisogno di queste cose, cioè noi abbiamo bisogno di avere autostrade sicure, porti efficaci, aeroporti funzionanti, abbiamo bisogno perché questi sono i servizi che altrimenti non fanno funzionare la nostra economia.
A proposito di opere, siamo a Fano e quindi, come direbbe Biscardi, la domanda sorge spontanea, no? Ma la Fano Grosseto si fa, non si fa, se ne fa un pezzo? Come finisce? Si fa. Si fa secondo progetto, si fa secondo progetto, almeno questo è quello che, se vi comportate bene, si fa. Così suona minaccioso, ma con che tempi? No, adesso appunto noi abbiamo un problema sui tempi, cioè io come è noto non faccio mai promesse che non so di mantenere. Allora i tempi, per esempio, quando un politico vi dice questa cosa qua la farò in un anno e c'è di mezzo un'impresa, un contenzioso, una variante d'opera, è difficile, no? Però noi stiamo lavorando adesso per dare certezze a tutti i passaggi e credo che insomma le previsioni che sono state fatte siano credibili. Questa è una delle opere in cui ho previsioni credibili, ma non mi sbilancio, però certamente il collegamento che noi dobbiamo fare del centro d'Italia con le coste è assolutamente decisivo. Do la parola brevemente al padrone di casa per alcuni aspetti sulla Fano Grosseto. Ma la Fano Grosseto da tanto tempo è individuata come obiettivo strategico non solo ovviamente per Fano, ma come diceva il Ministro per il Centro Italia, ma alla luce anche di quello che si diceva all'inizio, cioè uno sviluppo di rete delle politiche di marketing culturale, turistico, economico, questo asse che unisce il Tirreno all'Adriatico e quindi poi alla Croazia, alla macroregione adriatico-ionica, non sto a farla lunga, si commenta da solo insomma la strategicità, anche perché siamo arrivati a buon punto, quindi risolti i problemi è una delle incompiute che si fa presto, al di là dei nodi che diceva il Ministro, a chiudere, e darà una mano anche alle Marche del Sud, dove sono state fatte imponenti opere come la Quadrilatero, in un momento in cui però è arrivata la crisi e Fabriano per esempio versa in una situazione che anche lì merita un rilancio. Anche quella sarà un'opera che consentirà una rilettura del territorio, delle opportunità anche per investitori stranieri, no? Unitamente a tutto un altro sistema di cose che vanno fatte in Italia. Quindi io credo che mi fa molto piacere sentire la determinazione del Ministro, concreta, realistica, perché ci ha detto che l'impegno è assunto, ma ci sono delle problematiche che vanno affrontate, però che è in agenda. Penso che tutta Italia potrà fruire di una situazione, per esempio se penso al collegamento delle due culle del Rinascimento, Urbino e Firenze, nel giro più o meno sono fatti i conti, mi piace pensare un'ora e mezza, basta questo dato per capire che rivoluzione si potrebbe portare nel territorio. Volevo tornare un attimo all'immagine dell'iceberg di prima. Proprio oggi D'Alema, sul Corriere della Sera, insomma, persona come dire che nel ramo del potere ha una certa esperienza, diceva: dopo il 40% alle europee Renzi ha sbagliato perché ha pensato di poter far tutto da solo, e invece adesso, lui dice, con i voti di Verdini rischia di perdersi per strada un pezzo del PD, non solo dei voti del PD ma proprio del partito. Che fa, gufa o qualche elemento di verità o di rischio c'è? Ma io non sono particolarmente innamorato dei partiti robusti, diciamo così, cioè sono una persona che pensa che i partiti sono comunità di idee, quindi dove non ci devono essere particolari appartenenze di correnti o di aree e così via, ma ognuno dice le sue idee e poi dopo si confronta, e quando la tua idea è convincente e riesci a coagulare intorno a te molte persone, diventi maggioranza e quindi decidi. Però quindi non sono innamorato di un partito chiuso, di un partito organizzatissimo, eccetera, però sono innamorato di una cosa, che se tu aderisci a un partito, il partito non è una diligenza in cui ci stai o non ci stai a seconda di quello che, di quanto gli altri ti danno ragione, no? Quindi noi quando abbiamo perso le primarie con Matteo Renzi eravamo in pochissimi, e siamo partiti in pochissimi, quindi pensavamo di fare una proposta molto onestamente al PD. Il PD ci ha detto che non era maggioritaria, un secondo dopo, chi ha buona memoria se lo ricorda, tutti noi abbiamo detto eccoci qua a collaborare insieme perché il PD possa governare bene, senza polemiche, senza minacce, senza nulla. Io mi aspetto la stessa responsabilità da parte degli altri, cioè mi aspetto che non ci siano guerre, guerriccioli interne, eccetera. La forza delle idee, quando una buona idea deve portarle avanti, le dice, le propone, ci sono le sedi per discuterne,
Poi se sei in maggioranza la tua idea passerà, se sei in minoranza accetterai di stare in minoranza in un partito di centrosinistra che ha l'onere di governare, perché questo è il tema, è questo. Questo paese, adesso con tutto il rispetto per gli altri partiti, se non ha il Partito Democratico, questo paese come viene governato? Potete pensare che ci sia, già non so, perché poi vale quello che ho detto prima sulla politica, cioè è difficile pensare che una forza che ha preso il 40%, appunto, che ha più del 30%, comunque che nei sondaggi peggiori si possa fare a meno, visto che gli altri comunque non stanno organizzando, insomma, una forza di governo, perché io non vedo una forza di governo. Quindi la stabilità del governo italiano dipende molto anche dalla stabilità del Partito Democratico, e chi discute, minaccia, eccetera, è bene che se lo ricordi. Ecco, questo, con questo, dopodiché ognuno ha diritto di critica, assolutamente, e ognuno ha diritto di portare avanti le sue battaglie dentro e fuori il partito. Però, appunto, ripeto, con responsabilità. Presidente? Ecco, facciamo una dissolvenza tra... C'è una sorpresa. È stato molto, molto tardi. Molto tardi. Allora, scusate, ma... Dai, vieni, 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 vieni. Adesso così io me ne vado, avete Bertinotti. Un'ultima domanda per Graziano Del Rio, dopodiché appunto facciamo la dissolvenza. Dopo il risultato alle amministrative, in realtà anche prima, si è vociferato di persone che vedevano bene Graziano Del Rio come possibile Presidente del Consiglio in un eventuale cambio di governo in corso. Sbagliatissimo, per mia fortuna che il Paese ha un Premier migliore di me, ma invece io sono a detta del Premier, quindi vi lascio nelle mani di Bertinotti. Questo è un passaggio di consegna che conferma quello che mi dice sempre Matteo anche in Consiglio dei Ministri, che dice che io sono l'ultimo dei comunisti al governo, e quindi adesso avete Bertinotti che è il primo dei che è un comunista all'opposizione, quindi buonasera, grazie dell'ospitalità, state bene. Grazie. 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 Grazie.